Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare dell'Orbea OIZ 2022, ovvero il modello full suspension di casa Orbea. Bicicletta che mi ha sempre incuriosito e finalmente sono riuscito a testarla qui. E adesso andiamo nel dettaglio a vedere questa Orbea OIZ. Il modello che abbiamo provato aveva il carbonio OMX, ovvero il miglior carbonio che utilizza Orbea, è la fibra quella più evoluta. In catalogo c'è anche la versione più economica che pesa un po' in più, ovvero la versione OMR. Poi più avanti andiamo anche a vedere le differenze di queste biciclette e i loro prezzi. Questo modello di OIZ è uscito nel 2021, è molto simile al modello suo precedente. Difatti a primo impatto sembrano praticamente uguali, ma la differenza sostanziale è la fibra di carbonio che si è evoluta e quindi è diventata più leggera e più rigida per renderla una vera e propria bici racing. La cosa che mi è piaciuta molto, che a primo impatto ti accorgi subito, è la pulizia degli ammortizzatori, che è molto nascosto grazie ad un loro brevetto chiamato i-line, che nasconde perfettamente tutti i cavi, ma riusciamo comunque senza problemi ad andare a metterci mano, e questa è una cosa che notiamo fin da subito. Nella versione che ho provato io troviamo il link dell'ammortizzatore in carbonio, invece nelle versioni più economiche, ovvero le OMR, troviamo il link in alluminio. Grazie anche al sistema i-line, che oltre a nascondere bene tutti i cavi ci dà la possibilità di avere due borracce su questo telaio, una cosa non scontatissima per una bicicletta full, perché tanti altri marchi e altri modelli concorrenti non danno la possibilità di avere due borracce sulla bicicletta, quindi questo è sicuramente un punto a favore di questa bicicletta. L'ammortizzatore anteriore e posteriore in questo caso sono dei Fox Factory Kashima con un'escursione da 100 mm. Anteriormente troviamo la forcella con degli steli da 34 mm. Questi ci hanno dato veramente tantissima stabilità nei pezzi, quelli più scassati, dove si vibrava veramente tanto. Con questo modello di Fox abbiamo anche la possibilità di portarla a 120 mm di escursione all'anteriore, e posteriormente abbiamo sempre un ammortizzatore Fox Kashima con un'escursione da 100 mm. All'interno del sito Orbea possiamo vedere tantissime combinazioni, passa dal prezzo più base, che è quello di 2599, con telaio MR e componenti più basici, fino ad arrivare al modello top di gamma. In tutti questi troviamo delle forcelle Fox. Nel modello che sono andato a provare era stato equipaggiato del comando Squid Lock ossia un marchio sempre proprietario di Orbea, veramente molto comodo, bloccava gli ammortizzatori a tre posizioni ed era integrato anche il comando del reggisella telescopico. Reggisella telescopico che in questo caso è montato di serie, è sempre un reggisella marchiato ossia, cosa molto interessante che se vogliamo andare ad acquistare questi modelli di biciclette possiamo anche andare a personalizzare con un sovrapprezzo i componenti. Esempio, non vogliamo questo reggisella telescopico ossia, ma vogliamo andare a mettere reggisella Fox Kashima, abbiamo la possibilità di fare questo cambio. Stessa cosa si può fare con altri componenti in questa bicicletta e in tutte le biciclette Orbea. Devo dire una cosa veramente molto comoda, perché poi quando andiamo a ritirare la nostra bicicletta paghiamo direttamente subito dei piccoli upgrade e abbiamo già una bicicletta completa come la vogliamo noi. Questa è una cosa che non è da sottovalutare. Oltre a questo, Orbea ha anche il programma di personalizzazione, che è veramente tanta roba, soprattutto su questi modelli. Il programma è il MyO e possiamo andare a cambiare anche i colori della bicicletta. Questa è una bellissima cosa che possiamo trovare, perché non c'è un sovrapprezzo, è una cosa che possiamo fare non sui modelli base ma sui modelli quelli più costosi. Non andiamo a pagare il sovrapprezzo e possiamo andare a scegliere la colorazione che vogliamo. Si può andare, in questo caso possiamo andare a cambiare la colorazione anteriore e posteriore del telaio,
possiamo andare a mettere dei piccoli graffiti nella parte anteriore, possiamo andare a cambiare il colore della scritta Orbea e possiamo andare a metterci il nostro nome. Devo dire una gran cosa che mette a disposizione Orbea. E devo dirvi che nel editare questo video all'interno del sito Orbea ho veramente perso un bel po' di tempo nell'andare a customizzare un po' di biciclette. Ma essendoci veramente tanti colori non sono ancora riuscito a capire qual è il mio colore preferito. Ritorniamo all'equipaggiamento della nostra bicicletta. Come vi ho detto prima, io ho provato un modello che di serie viene dato col reggisella telescopico. Non tutti i modelli vengono dati col reggisella telescopico, varia molto. Alcuni modelli hanno il reggisella rigido, alcuni modelli hanno il reggisella telescopico. E siccome è un'opzione che possiamo andare comunque ad aggiungere nell'acquisto della bicicletta, con un piccolo sovrapprezzo dal modello che abbiamo scelto con il reggisella rigido, ci conviene passare direttamente al reggisella telescopico. In tutte le varie combinazioni che possiamo trovare all'interno del sito ci sono diversi tipi di cambio. Troviamo sia dei modelli montati Shimano, sia dei modelli montati SRAM. Il modello che ho provato io era equipaggiato del cambio Shimano XT, che devo dire funziona veramente molto bene. Posteriormente avevo una cassetta 1051 che ti consente di andare dappertutto, e anteriormente avevo una guarnitura Nexi con una corona da 32. Anche qua, in base al tipo di bicicletta che andiamo ad acquistare, cambiano le guarniture. Troviamo dei modelli montati in SRAM, dei modelli con la guarnitura Nexi come in questo caso, e dei modelli con la guarnitura Shimano. In questo caso era una guarnitura in carbonio. Avendo una guarnitura in carbonio ci abbassa notevolmente il peso, perché rispetto a una guarnitura in alluminio sono all'incirca 1-2 etti in meno. I freni che sono stati montati in questo caso erano dei Deorix T, freni che frenano veramente molto bene. Anteriormente avevo un disco da 180 mm e posteriormente un disco da 160. Il modello che sono andato a provare di serie dai freni Deorix T, ma come vi ho detto anche prima, se vi capita un modello con un freno che non vi piace tantissimo, con un piccolo sovrapprezzo avete la possibilità di andarli a cambiare e di andare a mettere anche voi i Deorix T sulla vostra bicicletta, che è una cosa che vi consiglio. Le ruote che sono state montate in questo modello erano delle Ossi, sempre il marchio proprietario di Orbea. In questo caso avere un marchio proprietario per tanti componenti della bicicletta, come le ruote, come il reggisella, come il comando, ha una serie di vantaggi, perché se dovessimo avere qualche problema possiamo rivolgerci direttamente al negozio dove siamo andati ad acquistare la bicicletta per delle sostituzioni in garanzia e vari problemi. I tempi si accorciano perché non bisogna interfacciarsi con un altro marchio esterno. Ritornando alle ruote, Ossi erano un modello in carbonio con canale interno da 30 mm, cosa molto importante e molto comoda per i circuiti di cross country moderno. Il cerchio era Ossi e i mozzi erano dei mozzi DT Swiss. Il peso totale di queste ruote è 1530 grammi, che queste ruote poi le ritroviamo in diversi modelli all'interno del sito. Assieme a queste ruote con il canale da 30 mm non potevano mancare dei copertoni belli larghi, perché troviamo di serie dei Maxxis Recon Race da 2,35. Avendo un copertone da 2,35 e delle ruote con canale interno da 30, si ha una ruota più larga e nei momenti dove dobbiamo guidare, nei pezzi quelli più tecnici, ci danno quella sicurezza in più. E avendole già di serie è tanta roba, perché non dobbiamo andare a spendere ulteriori soldi dopo che abbiamo acquistato la bicicletta per andare a cambiare i copertoni. I Recon Race in particolare sono dei copertoni molto scorrevoli e molto polivalenti, perché anche se vi dovesse capitare un po' di fango, il terreno leggermente umido, non avete problemi con questi copertoni. Andiamo a vedere leggermente le geometrie del telaio. Queste sono le geometrie di tutto il telaio. Cose importanti da vedere sono un angolo sterzo da 68 o 69 gradi, questo dipende in base alla taglia del modello, e in base alla taglia cambia anche l'angolo sella, che lo possiamo trovare da 74 o 75 gradi. In tutti i vari allestimenti troviamo dei colori diversi. La bicicletta che ho utilizzato io, che vista dal vivo è un colore che è veramente stupendo, non è un blu tinta unita, ma sembrano proprio le fibre del carbonio di diverse tonalità di blu scuro con un piccolo strato di lucido sopra, e sotto il sole questa vernice ti dà dei riflessi particolari che sono veramente molto belli. Se non ci piace questa colorazione, come vi ho detto prima,
abbiamo la possibilità di andare a personalizzare con il programma MyO la colorazione della nostra bicicletta. E oltre a questo colore, comunque, ce ne sono tanti altri, sempre molto belli, che danno di serie. Il peso varia in base alla componentistica che scegliamo, varia all'incirca dai 10 kg, più o meno il modello top di gamma, fino ai 12. Quindi dipende ovviamente poi come è montata. I prezzi anche qua variano. Il modello OMR va dai 2.599 euro ai 4.999 euro all'incirca, e la versione OMX, ovvero la miglior combinazione di carbonio di Orbea, va dai 5.399 euro all'incirca ai 9.599 euro per la versione top di gamma, equipaggiata con Ceramics X1 XS, eccetera eccetera. E oltre a questo, una cosa importantissima che ci dà Orbea è la garanzia a vita sul telaio in carbonio. È una cosa non da sottovalutare su questi modelli di biciclette, che la possiamo vedere all'interno del sito. E oltre a questo, come mi sono trovato io. Bicicletta molto polivalente, secondo me. Mi sono trovato molto bene sia nei pezzi in salita dove dovevo spingere, seppur comunque una bicicletta full l'ho trovata comunque molto rigida. Quando volevo spingere anche nei pezzi in salita, la trovavo che mi seguiva molto bene. L'ammortizzatore posteriore in quel caso non mi ha dato tanti fastidi, ma allo stesso tempo nei momenti dove bisognava guidare si faceva guidare veramente molto bene. L'ammortizzatore posteriore smorzava molto bene il terreno e soprattutto nei pezzi tecnici mi ha fatto guidare in facilità. Sono stato aiutato, oltre all'ammortizzatore posteriore, dal reggisella telescopico, che è veramente molto comodo, perché in questo caso se sbagliate qualche traiettoria vi aiuta a salvarvi. Oltre a questo troviamo di serie anche il manubrio in carbonio, sempre marchiato OSI, assieme al suo attacco manubrio. Mi sento di consigliarlo a qualcuno che è alla ricerca di una bicicletta molto polivalente che può andare dappertutto e è alla ricerca anche di una bicicletta performante. Me la vedo magari in una marathon, ma allo stesso tempo ad una gara di cross country molto tecnica. Non vi vado a nominare gli upgrade che si possono andare a fare, perché avendo la possibilità di scegliere diversi tipi di combinazione potete direttamente in fase di acquisto andare a scegliere il modello che volete voi con i componenti che volete voi. Se volete andarla a vedere direttamente voi dal vivo, vi consiglio di passare da La 13 Bike Store. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E prossimamente ne usciranno tanti di molto interessanti, non vi dico altro. E non dimenticatevi di lasciare anche un bel like. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.